Ciao a tutti carissimi amici e bentornati sul canale del Briga. Allora ragazzi, come c'è? Tutto a posto? Agni, aspettate un attimo, Agni, tutto a posto, mo parliamo. Prima di tutto però vi invito a scaricare l'app di OneFootball perché per quanto riguarda tutto ciò che concerne il mondo del calcio, tutto quello che gira intorno al calciomercato, voci di calciomercato, notizie, ufficialità, la vostra squadra del cuore, ragazzi, scaricate l'app di OneFootball, è gratuita e vedrete che non ve ne pentirete. Direttamente in descrizione scaricate l'app di OneFootball. Allora, ragazzi, come vedete dietro abbiamo la nuova coppia d'attacco dell'Inter. Vedi, e io la maglietta, sta stanchetta, dalla chiedo. Però niente, ragazzi, fin qua diciamo ci siamo. Fin qua ci siamo. Però, Vagnè, oggi è successa una cosa ufficiale che dobbiamo assolutamente, insomma, parliamone, va bene? Parliamone. Allora, vediamo, di ciò stiamo a parlare, Vagnè? Di ciò stiamo a parlare? Ragazzi, qui abbiamo il trio delle meraviglie! Il trio delle meraviglie! Ma questo già, diciamo, dovrebbe far ridere di per sé, perché questa scena già dovrebbe far ridere di per sé, perché abbiamo un tridente qua straordinario, stratosferico. Però il bello non è ancora questo, il bello deve ancora arrivare, come si suol dire. Vi faccio vedere. Siete pronti, ragazzi? Siete pronti? Rullo di tamburi. Lo riuscite a leggere, ragazzi? Che ci vuole, vi avvicino. Ragazzi, se è un sogno, non svegliatemi! Se è un sogno, non svegliatemi! Ah, guarda! Jans, tu fa! Sveglia! Sveglia! È finito il sogno! Totr! Mamma mia, c'è bella sta scena! Andiamo avanti, che non facciamo torsetti! Andiamo avanti, ragazzi, vediamo un po', che oggi ci facciamo due risate. Allora, qua noi abbiamo l'Inter nel cuore, ci scrive parola, parola, o la parò, o la lo pa, o roppa la. Insomma, com'è che vi piacciono questi nomi? Insomma, che cosa vi devo dire? Vi posso dire io una parola? Ve la posso dire io una parola? Baccale, fuori, andiamo avanti. Brava! Nasce l'Inter a 3 stelle, voglia, voilà. Domani vertice col Chelsea per il prestito, finire il prestito 10 milioni, che qua ci hanno preso 10 milioni più bonus, e altri 10 milioni, un'operazione da 20 milioni per un anno di prestito. Bravi, oh, fenomeno, grandissimo, sei un fenomeno, la lotta. Dybala è pronto a firmare, il club nerazzurro vuole tenere anche Lautaro, e poi vuole Lewandowski e Christian, come vi dissi l'altra volta. Quindi l'Inter a 3 stelle, obiettivo 20° scudetto con il trio delle meraviglie, andiamo avanti, che gli basse. Oh, bella questa! Il nostro Paolo Dybala in maglia nerazzurra, The Mask, quel cambio fat, fermo io quel pullman. Titoloni che non si capisce, ogni l'Inderisca si hanno fatto grande. Il trio delle meraviglie, Paolo Dybala, Lukaku e Lautaro Martinez. Niente! No! Niente! A casa, scemani, andiamo avanti. Ma è cosa? Questa è la cosa più bella di tutte, Wagner. Un commento da Materazzi, Wagner, un commento da Materazzi al posto di Paolo Dybala. Paolo Dybala, non vedo l'ora. Gli nell'azzurro, cuoricino, un faro. Cuoricino nell'azzurro, non vedi l'ora? Se non vedi l'ora, vai a Roma a vedere la partita. Cioè, bello, Agnè, bello, volevano a sé, ci credevano a sé, volevano a sé, bello, Agnè. E poi, cos'è, Agnè, cos'è, no, c'è che la maglietta è fuori, Paolo di Ma, oh, ma non è che avete accattato quella maglietta, Agnè, per piacere, ditemi che non avete accattato la maglietta, cioè, se no, Agnè, faccio brutte, faccio brutte, non mi siete da c'è che avete accattato la maglietta di Dybala, perché è doppio numero, doppio numero! Mamma, quando arsete, poi c'è lui, e poi c'è lui, e poi c'è lui. Perché giusto per ricordarvi che chi ha lo scudetto in questo momento, appena scucito da quelle maglie lì, è
è l'associazione Calcio Milan dal 1899 la prima e unica squadra di Milano, è vero Olivier? Mamma, ma sei uno spasso Olivier, sei uno spasso, sei uno spasso mister doppietta magica, mister si è girato Giroud, si è girato Giroud, si è girato Giroud e se fretta in gru, si è girato Giroud e se fretta in gru, bello. E poi ragazzi, novità, 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 con tutta probabilità c'è la firma di lui, Zlatan Ibrahimovic, delirio di onnipotenza, Zlatan, mamma mia, 41 anni non sentirli, firma fino al 2023, giusto un milione e mezzo, giusto l'amicizia da sé, guagni, perché abbiamo bisogno di un leader della, del carisma, della personalità, ombre, madonna, c'hai che sei Zlatan, scappami una gamba e sopra la canna d'unis, spaccami da crepe, dammi una stambetta a mo, dai Zlatan, madonna, c'è bello, bello ragazzi, bello, è così, rimarrei con questa schermata qua, ragazzi, e noi, oggi ci siamo fatti due risate a pista chiesa, perché ragazzi, quando è giusto, e ne hanno fatto anche patate, e così un pullman, e così di qua, e così di là, e il trio delle meraviglie, e Caparrò, e l'Ullacane, e l'Atella, e l'Allala, e da niente vai a casa, vai a vedere a Roma il trio delle meraviglie. A proposito, ragazzi, grande colpo della Roma, grande colpo della Roma, perché che se ne dica, gioca poco, di qua e di là, stiamo parlando di un giocatore che ha dei colpi importantissimi, che ha fatto gol importantissimi, perché stiamo parlando di uno che comunque ha risolto partite come Inter-Juve, come Milan-Juve, spesso e volentieri ha fatto gol anche in Champions League, in gare importanti, ricordo la doppietta a Barcellona, ricordo gol in semifinale col Tottenham, insomma ragazzi, non è che dobbiamo scoprire adesso le qualità di Paolo Dybala, che andrà a Roma a formare un trio lì veramente niente ma niente male con Pellegrini e Abraham, io almeno diciamo li vedrei in questa maniera, entrambi dietro le punte, la, dietro la punta che in questo caso sarebbe Abraham, poi non sappiamo a Roma se resterà o meno Zaniolo, questo sarà, diciamo, si vedrà, però a sto punto con l'arrivo di Dybala, che comunque gioca sempre sul centrodestra, non dico dove gioca Zaniolo, ma più o meno in quella zona lì di campo, io penso che Zaniolo è sempre più lontano da Roma, ma insomma la Roma in questo momento qua si sta coccolando il nuovo arrivato, che tra l'altro è già andato, ha raggiunto i compagni in, in Portogallo, in ritiro, e quindi ragazzi, colpo della Roma davvero, davvero di tutto rispetto. Ragazzi, parliamo un pochino di, del nostro Milan, ok? Come vi dicevo ieri Charles de Ketelaere non ha giocato la partita di Supercoppa, di solito questo è un segnale inequivocabile che insomma le cose stanno andando nel verso giusto, e ieri, fino a ieri si diceva, oggi ovviamente lunedì si attende il rilancio del Milan, e insomma questo è il rilancio del Milan che fino a prova contraria sinceramente non ho saputo niente, però già sto iniziando a leggere che tra oggi e domani, quindi ieri era, perché ovviamente non è che weekend, mo li facciamo lavorare, no, weekend no ragazzi, alziamo le mani, weekend no, assolutamente no, però il weekend no, poi lunedì ovviamente si ricomincia a lavorare, si aspettano tutti il rilancio del Milan oggi, questo rilancio che in questo momento non è ancora arrivato, siamo nelle prime ore pomeridiane, non è arrivato nessun rilancio, si parla quindi di domani, domani, però entro domani ragazzi, mo invece leggevo poco fa Di Marzio che diceva entro la fine della di questa settimana, entro la fine di questa settimana si vuole chiudere, ma niente, noi con il tempo in questo momento non è che abbiamo un grandissimo rapporto proprio diciamo spazio-temporale, non abbiamo un grandissimo rapporto, e quindi che cosa vi devo dire, aspettiamo e vediamo un po', c'è anche ci sono anche voci insistenti che danno il Milan su Tanganga del Tottenham, ragazzi, un bel grugn, capito? Cioè uno se vuole definire un giocatore, vuole descrivere un giocatore, stiamo a parlare di un grignaun, the kid non è bel materiel, sai, di quei cani randagi, the kid kind of rajet, grosso, forte fisicamente, veloce, eccetera eccetera, molti stanno già dicendo che si tratta di un giocatore molto ma molto, diciamo, come dire, grossolano, nel senso che magari fa qualche
qualche svariona esce ogni tanto Cristina ha detto cazzetta, non la vai, queste cose qua vanno sempre tenute, diciamo, d'occhio, bisogna vedere. Però ragazzi, Maldini un po' di tempo fa è stato molto chiaro, soprattutto con i difensori, si cercano giocatori che sappiano fare l'uno contro uno, che sappiano difendere. Avda ci so io, ci si teo, io contro te, tu mi riesci a scartare, come si diceva una volta fra amici, ma riesci a zambè? No, perché io sono un grugno, sono materiale, sono cattivo. Allora il 90% del lavoro è stato fatto, per il resto ci penserà lo staff di Milanello, il nostro mister, il nostro Paolo Maldini, che anche con due una chiacchierata può riuscire a far capire di che cosa stiamo parlando, a livello di posizioni, a livello di, diciamo, situazioni che, dove bisogna ovviamente lavorarci. Ci abbiamo uno staff in grado di farlo. Quindi questo è il discorso, si vanno a cercare profili prima di tutto che sappiano fare il lavoro per cui sono stati presi, cioè il difensore che deve saper difendere, l'attaccante che cosa deve saper fare, deve saltare il giocatore, deve fare gol, deve fare questo e fare quest'altro. Bisogna prendere il talento e poi sgrezzarlo, questa è l'idea. E quindi ben venga un difensore materiale come Tanganga, che dovrebbe arrivare, se arriverà, in prestito con diritto di riscatto ad obbligo. Non sappiamo quali saranno esattamente, insomma, i discorsi che verranno, insomma, intrapresi con il Tottenham. Ragazzi, non vi rubo altro tempo, oggi ho voluto soprattutto, diciamo, parlare di quel fatto lì, perché aspetta, ma sono ancora soffrendo, sinceramente aspetta bella se stufato, ogni onesto, aspetta bello. E niente, che altro a dirvi? Iscrivetevi al canale del Briga, lasciate un like, condividete. Poi ragazzi, devo ovviamente ringraziare tutti quelli che sostengono il canale con donazioni e lo fanno sistematicamente. Parlo di Emanuele Biancini, di Paolo Picerno, di Giovanni Bruno, insomma più o meno i nostri abbonati che sostengono sempre il canale. Un grandissimo abbraccio a tutti quanti. Però ragazzi, due parole su questa gente qua, la dovevo spendere perché sono sempre lì e sono sempre i primi a mantenere il canale, a sostenere il canale, perché vi posso garantire che del tempo se ne va, si perde tempo, si perdono giornate eccetera eccetera a portare avanti questo qua. È un impegno che ho preso, lo faccio con tutto il cuore perché mi diverto e spero di farvi divertire, però vi posso garantire che dall'altra parte, quando c'è un riscontro come questo, non può far altro che piacere, insomma. Che altro dirvi ragazzi, come vi stavo dicendo, quindi avete tutto questo a disposizione per voi, ricordate la campanellina per essere sempre aggiornati per nuovi video e nuove live. Vi voglio bene, forza lotta e vincerai, non ti lascerò mai, ciao a tutti.